Salve a tutti, gente, e bentornati nel mio canale YouTube. Siamo di nuovo qui oggi con un altro video, ma oggi è qualcosa di un po' diverso dai soliti tutorial o dai soliti gameplay. Oggi voglio farvi vedere una cosa che mi è accaduta ieri notte giocando con GTA 5 online. Ho trovato praticamente un cheaters e cioè non ho capito quello che cazzo è successo, che cazzo ha combinato questo, sinceramente non l'ho capito. Sono successi un po' di avvenimenti strani. Io ovviamente avevo già il programma di registrazione pronto sotto mano e quindi ho ripreso, non dico tutta la scena, ma gran parte della scena, perché magari mi è venuta dopo l'idea di registrare. Comunque vi faccio vedere un attimo cosa è successo. Ovviamente non ho registrato anche la mia cam, quella la registrerò poi sopra il video. Allora, come state vedendo, io ho iniziato a riprendere che, non so, stavo volando con la macchina spaziale, quella che si prende sbloccando tutti. Non ricordo cosa si doveva prendere, comunque era una cosa segreta sta macchina. Ricordo che quando ho giocato la carriera, il single player, l'ho sbloccato sull'Xbox 360. Come vedete sto volteggiando in aria, cioè non so che cazzo sta succedendo. E questo cheater, come vedete, Steven, che mi scrive anche in chat, Steven1234, just say it if you don't want. Io ovviamente gli scrivevo, what the fuck, che cazzo succede qua, che cosa stai facendo, cosa succede? Non so, era assurdo, io continuavo a precipitare su sta macchina. Prima di precipitare, prima di cadere a terra, mi ritrovavo, come vedete, di nuovo in aria e non capivo che cazzo stesse succedendo. Lui continua ovviamente a scrivermi, chilling in there. Boh, se lo dici tu. Qua di nuovo, ovviamente vado per precipitare, ma alla fine, prima di arrivare a terra, lui mi ferma e mi faceva risalire. Cioè, io dico, che cazzo stai facendo? Non moriva, io l'ho incontrato anche prima in giro per Los Santos. Ho provato, questo praticamente avevo la Sanchez, stavo andando a personalizzarla e questo praticamente dal nulla mi è salito nella moto mentre camminavo. Mi sono ritrovato sto personaggio che era tipo un giullare vestito di verde nella moto. Non aveva intenzione di scendere, se mi fermavo lui rimaneva lì nella moto. Ecco, ora qua compaio anche sott'acqua, boh, è assurdo veramente. Comunque compariva, è comparso nella moto, non aveva intenzione di scendere. E mi sono fermato, ho iniziato a sparargli, gli ho scaricato circa 4-5 caricatori del mitra addosso, non moriva, colpi in testa, ovviamente non moriva. E io continuo qua, come vedete, a scrivergli nella chat i punti interrogativi, come per dire, ma che cazzo sta succedendo, che cazzo stai facendo? Qua gli chiedo se è un cheater e lui mi risponde stranamente. Andiamo a vedere un attimo cosa mi risponde. Se si sbriga a rispondere magari. Ah, ecco, qua è la scena bella dove arriva lui, guardi. Guardi, che cazzo di guardate? Lui mi risponde di no, ovviamente. Ma è palesemente un cheater. Cioè, io sapevo che comunque la Rockstar li bannava. Qua mi lascia soldi. Ora mi lascia i mazzetti delle banconote. Tra poco, beh, si vede che mi lascia direttamente i sacchi, ecco. Ora ne lascia una marea. Lascia una marea di sti sacchi e poi arriva lui con uno strano jet, ma che non capisco che cazzo sia. La parte allucinante ora è alla fine. Comunque io ho sbagliato perché magari lui se l'è presa perché mi ha fatto comparire. Cioè no, se l'è presa, l'ha fatta apposta comunque. Mi ha fatto comparire sta macchina di fronte. Una volta che ho sta macchina di fronte ho detto minchia bella, ora me la porto in garage ovviamente. Entro nella macchina, comincio a camminare e ad un certo punto sballa mezzo mondo e mi trovavo in aria come avete visto all'inizio appunto del video. Poi neanche me li faceva prendere tutti sti soldi, non capivo che cazzo stesse succedendo. Ho messo un attimo in pausa perché volevo controllare se me li stesse effettivamente prendendo i sacchi di denaro. Ecco, qua arriva lui. Mi atterra sulla testa, vabbè, lasciamo perdere sta parte. Lo arriva con sto strano jet spunta dal nulla. Però non mi faceva neanche salire il jet. Non mi faceva fare niente, io cercavo di fare qualcosa col cellulare perché volevo uscire magari da sta modalità, mi aveva bloccato qui. What the fuck, che cazzo stai facendo? Che succede? What's happening? Lui mi prende ovviamente per il culo.
Io cerco. Bastardo, io che cerco di fottermi i soldi, però non me li fa prendere. Ho provato. Ecco, qui forse stavo andando a vedere se potevo salire nell'aereo, ma non mi faceva salire comunque. Mi ha fatto diventare un albero di Natale che cammina. Ora spuntano miliardi di personaggi. Gesù. Merry Christmas. Io la prendo magari ironizzando. Gli scrivo in chat scherzando, ma. Merry Christmas, come cazzo gliel'ho scritto? Mi sono dimenticato la T. Come fa comparire la vaccona schifosa col mitra pure. E ora fa comparire dei personaggi a raffica, fino a che non si rompe penso le palle e mi uccide. Buh. Cioè è allucinante. Ma io, quello che più che altro. Ecco, qua c'è Gesù. Miliardi di Jesus Christ che compaiono così, Gesù Cristo. Ma io mi chiedo, ma la Rockstar non li banna certi personaggi? Cioè non se ne accorge che questo sta cheatando, sta usando dei trucchi nella loro sessione di gioco? Come fa comparre quello... comparre? Che cazzo di italiano anche io? Comunque fa comparire anche quello con la sedia a rotelle, clown. E provoco adesso... Ecco, ora qui mi fa esplodere, così. Boh, è allucinante, veramente, è allucinante. Non capisco cosa diavolo sia successo. Qua ovviamente vabbè sono rinato e poi è finita qui la cosa. Anzi si è tolto dalle palle, fortunatamente. Però comunque io direi, boh, non lo so, è una cosa alquanto strana, alquanto allucinante. Io penso, ma non li banna veramente la Rockstar. Boh, comunque ragazzi, il video di oggi termina qui. Spero che questa cosa che mi è accaduta vi sia piaciuta. Spero lasciate nei commenti qualche vostra opinione, qualche vostra considerazione. Magari se anche voi giocate a GTA 5 online. E se vi è capitato un qualcosa del genere, scrivetemelo nei commenti. Ragazzi, noi ci vediamo ovviamente come al solito domani con un altro video. Voi nel frattempo non dimenticate di lasciare un bel like, commentare, condividere e mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube. A domani, ciao!